Grazie ai gol di D'Ambrosio e Lautaro Martinez, l'Inter supera 2-0 il Napoli e conserva il secondo posto in classifica. Guarda, è inevitabile che devi, se vuoi andare avanti nelle competizioni e comunque vuoi fare dei campionati importanti, devi avere un equilibrio. Devi avere un equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva. I numeri dimostrano che abbiamo la migliore difesa e abbiamo forse il secondo migliore attacco. E questa è una squadra che porta tantissimi giocatori in fase realizzativa. Questa penso che sia una cosa importante. Affrontiamo adesso giochiamoci l'ultima partita, che è anche una partita bella. Penso che forse sia in assoluto il giusto finale per noi, perché andiamo. Vittoria rimonta per l'Atalanta, che vince 2-1 sul campo del Parma. Sì, è vero, sono tantissime, come tante le volte che partiamo un po' a rallentatore. Questa sera abbiamo un po' esagerato perché andavamo veramente quasi all'indietro. È stato un primo tempo difficile, giocato anche male sotto tanti aspetti, però questa squadra è veramente infinita. Il campionato è quasi concluso, l'Europa League si avvicina e la permanenza di Chris Smalling nella Roma è tutt'altro che certa. Il club giallorosso non è ancora riuscito a raggiungere un accordo con il Manchester United per trattenere il difensore anche ad agosto. Intanto si avvicina la deadline per consegnare la lista UEFA lunedì 3 agosto. Questo significa che la società italiana ha ancora pochi giorni per ammorbidire le richieste dei Red Devils o, in alternativa, per trovare le risorse economiche necessarie per l'operazione. Le proposte avanzate dalla Roma sono state tante, dal prestito secco con riscatto giugno 2021 all'offerta di un prestito oneroso, 3 milioni, con la promessa di comprare Smalling tra 10 mesi, fino ad arrivare alla proposta di acquisizione immediata prima per 12, poi per 13 e infine per 15 milioni. Ma il Manchester United non si smuove dalla sua richiesta iniziale, 20 milioni. È ripartito il tiro con l'arco azzurro. È ripresa infatti l'attività agonistica con 38 gare sperimentali organizzate in tutta Italia per definire al meglio il protocollo Covid-19 al fine di gestire nella massima sicurezza dei tesserati l'attività agonistica. Beh, come tutte le ripartenze presenta delle difficoltà, il Consiglio federale e tutti quanti abbiamo lavorato tantissimo in questo periodo per cercare di fare ripartire in massima sicurezza il nostro sport. Abbiamo chiesto tempo del mese di luglio per sperimentare delle gare, infatti abbiamo dato ogni possibilità, ogni comitato regionale di fare sperimentazioni su 3 gare, sia sulla gara outdoor che sulla gara 3D, sulla gara Antere Field. Quindi in tutte le regioni d'Italia hanno fatto questa manifestazione. Nel bel mezzo del mese poi è ripartita la nazionale che era già in ritiro, aveva già fatto ritiri precedenti da quando c'era stata data la possibilità con gli atleti di alto livello di poter aprire, però dopo qualche mese di chiusura diventa difficile anche per loro ripartire, anche se posso fare i complimenti ai ragazzi e ai loro tecnici che hanno ormai smesso di lavorare da casa, lavorando anche con delle informazioni e con delle distanze realmente inusuali rispetto al nostro modo di tirare.